Eccovi ragazzi al racconto della 18ª partita di campionato che abbiamo disputato fuori casa. È stata una giornata organizzata dal punto di vista logistico in modo brillante. Non abbiamo mangiato al solito ristorante, ma abbiamo organizzato il trasferimento in un ristorante nelle vicinanze del campo per evitare traffico, evitare problemi. Quindi anche questi dettagli sono molto importanti. C'è stato il pranzo con la squadra e lo staff e dopo siamo andati al campo. Preparazione del campo per l'attivazione, squadra avversaria che durante l'attivazione ci ha fatto fare l'attivazione con la squadra in una metà campo e i portieri nell'altra metà campo. Questa è una cosa che sinceramente non capisco, probabilmente c'è, non so se è scaramanzia, che è una cosa che non rientra proprio nel mio background, non so se è scaramanzia oppure lo si fa per creare una sorta di inconveniente alla squadra ospite, ma comunque così abbiamo fatto. Attivazione dei portieri in una metà campo, la nostra attivazione in un'altra. Attivazione che è andata bene, è filata liscia, come vi ho detto nel video precedente sulla rifinitura, abbiamo deciso di schierare questo centrale difensivo come terzino destro, avendo infortunato il nostro terzino destro titolare. La partita è finita con un punteggio molto largo a nostro favore, abbiamo vinto 5-1 in trasferta, ci siamo portati a più 10 sulla seconda, quindi il nostro cammino prosegue in modo abbastanza brillante. Però ecco, volevo parlarvi un attimino di quello che è stato lo sviluppo della partita. Il risultato è stato, dal mio punto di vista, bugiardo, troppo ampio rispetto ad altre partite in cui forse meritavamo questo tipo di punteggio. Basta considerare che sullo 0-0 proprio il terzino destro abbiamo deciso di schierare in un retropassaggio corto verso il portiere, ha rischiato di farci prendere, abbiamo rischiato di prendere l'1-0. Per fortuna si è ripreso alla grande, perché poi un giocatore molto, molto affidabile, probabilmente ha subito un po' la posizione, un pochino il rientro da titolare, e quindi c'è stato questo piccolo errore che per fortuna non ha portato danni. E dopodiché abbiamo fatto noi l'1-0, poi abbiamo subito gol alla fine del primo tempo su un calcio d'angolo, ribattuta blanda perché c'è stata una grande parata del portiere, uno dei nostri centrocampisti ha voluto tenere palla, gli è stata rubata, il rinvio non è stato corretto e hanno fatto questo gol. Poi nel secondo tempo abbiamo fatto noi il 2-1. C'è stata un'altra occasione clamorosa per loro, fallito il 2-2, da lì poi abbiamo dilagato fino ad arrivare al 5-1. Non hanno avuto un espulso, quindi la partita si è conclusa in modo ottimo per noi. Però ora vi farò vedere un po' tutte le statistiche della partita che poi ci portano ad adattare il lavoro per la prossima settimana, perché dobbiamo sempre andare lì a notare quelli che sono i difetti della partita. Come da previsione, loro hanno schierato un 4-2-3-1, c'era questo ragazzo 11 molto molto bravo. E anche il 9, un 2000 molto molto rapido, il 10 che è un attaccante di categoria di ormai 40 anni ma sempre in forma brillante, fisica molto molto veloce, e poi era anche il loro allenatore in campo. Per fortuna non ci ha procurato troppi danni, anzi ha sbagliato due gol abbastanza clamorosi. Non avevano un grosso sviluppo di gioco, due centrali difensivi grossi abbastanza lenti, cercavano sempre una soluzione lunga con la rimessa del portiere, campo molto stretto, quindi questo ci ha penalizzato il nostro solito gioco sulle fasce. Si abbassavano molto a quasi fare un 4-4-1-1 con 9 a largo a sinistra e 7 a destra, e il loro 11, che era la loro mezza punta, giocava il loro trequartista, veniva a giocare sul nostro play, ma non lo faceva in modo molto aggressivo, quindi dal punto di vista atletico siamo venuti fuori abbastanza bene. In questa partita sono riuscito a prendere anche il tempo effettivo di gioco del secondo tempo, si è giocato 23 minuti e abbiamo avuto palla per 14 minuti, mentre invece nel primo tempo abbiamo avuto palla per 17 minuti ma non il riscontro sul tempo effettivo. Come vi dicevo, rispetto alle partite scorse, se avete visto i video precedenti, noi arrivavamo anche a sviluppare 30-32 cross dal fondo. In questa partita, come potete vedere, il numero si è quasi più che dimezzato. Questo anche il numero dei corner, abbiamo avuto partite in cui abbiamo avuto 18 corner, in questa occasione abbiamo avuto soltanto 5. Un buon numero comunque di tiri in porta, anche se anche loro hanno avuto qualche occasione in più rispetto alle squadre che ci hanno affrontato precedentemente, però queste sono tutte indicazioni che ci permettono poi di andare ad analizzare la partita e lavorare sul lavoro della prossima Come settimana. ci prepariamo al lavoro della prossima settimana? Avendo notato questi dati, che cosa viene fuori? Che non siamo riusciti a sviluppare il nostro solito gioco spumeggiante sulle catene esterne, vuoi per abilità anche dell'avversario, o vuoi sicuramente per le dimensioni del campo, che era di circa 8 metri, più stretto rispetto al nostro campo. Ovviamente voi mi dite che questa probabilità può accadere, dovunque io avrò un campo più stretto. Quindi l'input che ci siamo dati dopo questa partita è quello di lavorare maggiormente su degli sviluppi, cioè
centrali, quindi di riuscire a sfondare non soltanto lateralmente, ma in partite che presentano questo tipo di problematica, soprattutto in trasferta, quindi trovare soluzioni che portino più uomini a centro area e soprattutto magari trovare qualche soluzione che permetta alla nostra punta centrale di staccarsi dalla linea difensiva e programmare anche magari degli inserimenti delle mezze ali, in maniera tale da riuscire a sviluppare delle situazioni offensive che non prevedano soltanto lo sviluppo in fascia, anche se questo è un nostro must. Quindi, suggerimento che vi do, ragazzi, è sempre questo: analizziamo la prestazione in modo freddo e oggettivo, non ci attacchiamo al nostro ego, non ci fossilizziamo sulle nostre idee, ma manteniamo sempre un'apertura mentale che ci permetta di analizzare e trovare soluzioni ai problemi che si evidenziano. Perché siate pur certi che in ogni partita di calcio, anche una prestazione ottima di una squadra di Serie A, si può trovare qualche lacuna. E il nostro compito da allenatori è quello: cercare soluzioni ai problemi che si presentano sia tutti i giorni negli allenamenti che nelle partite. Mi auguro che anche questa puntata di Aereo di Bordo sia stata interessante. Per qualsiasi cosa commentate e contattatemi per qualsiasi cosa.